Hello! Salve! Hello! Oggi Xbox Partner Preview. E dopo la live non penso che chiuderemo subitissimo. Chiudo appena c'ho estremamente fame e devo andarmi a fare da mangiare. Però poi penso che dopo anche l'Xbox Partner Preview parliamo di un paio di cosette. È uscito finalmente il video di Elden Ring. Porco il cazzo. E roba simile. Alino Adam, Prime 20 mesi, Xeno 3 Music, Ultra Godo. Idlanir, Prime per 4 mesi, Il Ragazzo del Sud, Prime per 36 mesi, la piuma Lotta, se non sbaglio. Josuke, Prime per 4 mesi, let's go, thank you. Persona, dovrebbe uscire un video domani. E per non leggere Jujutsu Kaisen, il meme lo usi spesso. Mi fa ridere. Cosa significa Elden Ring Only Up? Non importa. Quindi aspettate di fare complimenti per il video? Non lo so, adesso vediamo. Voglio parlare della conferenza, poi voglio parlare anche un minuto del video. Che cos'è questo? Non lo so, nel frattempo fatemi cercare per vedere se c'è la conferenza italiana o comunque il canale Xbox. C'è su Xbox Italia, quindi forse abbiamo in italiano la conferenza per una volta. Nice, buono. Sono contento, credo. E allora oggi why not persona? Perché non c'era un video pronto. Molto semplice. Le ragioni sono abbastanza semplici da capire. Non c'era un video registrato di persona perché sono di tasse. Domani torna persona, domani dovrebbe tornare persona, sì. La parrucca ce l'ho. L'ho promesso che sta conferenza là si fa in parrucca. Però non la metto adesso perché sennò muoio. Datemi un attimo prima di metterla. Allora, 8 ore nel Tartaro? Sì, ho passato 4 ore qualcosa nel Tartaro per l'episodio di domani o dopodomani, ma non finisce di farlo solo. Dovrebbe finire per domani, però non sa mai. Trailer di Metaphor oggi? Non lo so, forse, ma non credo. Non lo so. Voglio vedere chi hanno confermato. Hanno detto. Questa è la descrizione ufficiale della live. Il nostro secondo evento digitale Xbox Partner Preview è arrivato con circa 30 minuti di notizie. No, cambio la musica, mettiamo una cosa più normale. Volevo mettere Silksong per iniziare, una ragione. Mettiamo Mr. Beast. Vai. Mr. Beast momento. Il nostro secondo evento digitale Xbox Partner Preview è arrivato con circa 30 minuti di notizie e aggiornamenti ininterrotti e senza fronzoli su alcuni entusiasmanti giochi non rilasciati, realizzati dai nostri studi partner da tutto il mondo. Condividiamo gli aggiornamenti di Kunitsugami Path of the Goddess di Capcom, che credo sia quello con un'estetica molto strana di Capcom, The First Berserker Kazan di Nexon, Tales of Kenzara Zao di EA e altro ancora. Che Tales of Kenzara Kenzera non credo sia un gioco di Tales of. Credo sia una cosa separata, non penso faccia parte della serie Tales of. Non credo. Però è una buona notizia perché dovrebbero essere circa 30 minuti di notizie e aggiornamenti ininterrotti. Quindi forse non ci abbiamo chiacchiere e mezze roba noiosa, dobbiamo avere trailer, news. Che a me va benissimo. È quello che al 100% vorrei da una conferenza del genere. Non va più che bene come cosa. Detto ciò però, siamo riuniti qua tutti insieme oggi per la classica domanda. Questa funzione qua? Posso farla anch'io? Guardami, stavo guardando la descrizione, c'è un modo di far comparire i link che non ho mai visto finora. Compare anche nei miei video? Credo sia una cosa nuova, datemi un secondo. Non devo più mettere. Oddio, non lo so, forse non c'è da telefono. Sapete, non devo più mettere in descrizione i miei link. No, non è detto. Però carino, guardate questa cosa qua. Non l'avevo ancora mai vista finora. Adesso sotto il video, sotto descrizione e tutto, c'è
Quindi informazioni, Graver, Graver Macourt, Graver Alive, canale Twitch, TikTok, Instagram, Chop Submissions, che sono tutti i link che devo avere nelle informazioni del canale. E quindi me li metti in automatico qua. E così forse non devo metterli anche qua. Che io ho sempre messi così. C'è anche sul cellulare? Forse non devo più mettere in descrizione i link? Ma andrebbe bene. Sarei a favore. Perché clicco così mi apre il canale. Va bene. Figo. Ci può stare. Va bene. Interessante. Cosa stavo dicendo? Guardo una clip. Ci guardiamo. Questa clip qua è veloce, ci possiamo guardare prima della conferenza. Tecnicamente ce la possiamo guardare fino alla conferenza. Tecnicamente sì. Tecnicamente ce la possiamo guardare fino alla conferenza. C'era Fro in chat, quindi questa. Comunque, Delia la costringiamo a mandarci 40 box di Chrono Forze, perché io ne voglio almeno uno di... Delia. Sia e Delia, Dena. Delia è del Poggen. Ha fatto casino. Dena, la costringiamo a mandarci un botto di box di Chrono Forze, perché io lo voglio almeno uno delle carte alternativate, questa lì. Ha fatto casino, gente. Non male a pugni, ma come te la cavi a parole? Grandissimo. Sempre un commento incredente intelligente. Voi state seguendo la live di... comunque news di videogiochi e di approfondimento a riguardo e di discussione su... dopo questa clip qua, vi ricordo questa cosa qua. Vi ricordo qual è il contesto di cosa state seguendo. Però bravo a parole, grazie. Gare flex al content di Grager. Con pugni come te da cavi. Su Tekken sono ai rank rossi, indecentemente ma non troppo bene. Stavo dicendo comunque, ritornando al discorso Xbox, buono che sarà con news interrotte per 30 minuti a quanto pare, però la conferenza si concentra sui partner Xbox, ok? Cosa intendono per partner Xbox? Vuol dire giochi third party che arriveranno su Xbox in futuro o vuol dire qualcos'altro? Perché qua c'è Capcom, c'è Nexon, c'è EA e roba simile. Non stiamo parlando di first party e comunque studi che hanno comprato loro. Sono roba al di fuori di Xbox. Quindi potrebbe esserci casomai anche degli indie. Ci potrebbe anche essere un indie con un insetto come protagonista, con uno studio australiano che sviluppa il gioco. Secondo me no. Perché... se fosse, credo che l'avrebbero messo in descrizione, l'avrebbero sponsorizzato. Però. Però. Chi lo sa? Potremmo vedere. Chi potrebbe mai dirlo? Neanche secondo me niente popi popi oggi. No, no, popi popi oggi non, no, lo facciamo comunque. Non penso ci sarà, però voglio farlo comunque alla parrucca, perché nel caso in cui ci fosse voglio essere preparato all'annuncio, chiaramente. Non posso perdermi l'occasione. Cioè, ormai ci hanno annunciato un trailer di Dead Devil Inside, il nuovo Pokémon Leggende, Elden Ring DLC. Ci manca soltanto Sixon, tecnicamente, quindi potremmo vederlo oggi, no? Sembra il periodo degli annunci. Tutta la roba che aspettavamo un sacco di tempo sta venendo annunciato questo periodo qua. Potremmo vederlo ora, no? Di nuovo, secondo me no, però. Ora possiamo guardare una clip di Doug Doug, no? Iros, 3 mesi, la prima di bronzo. Bella, thank you. No rest for the wicked, anche, vero? C'è un sacco di annunci di recente. Se viene cancellato Simpson, godo. Non dovrebbe essere cancellato Simpson. Non dovrebbe. Data di Metaphor secondo te? Potrebbe. Vedremo. Spero molto in Metaphor. Spero sia una figata. Oggi hanno pure annunciato nuovi doggo in Minecraft. E tra poco escerà 1.6 stadio. Quindi nuovi doggo in Minecraft? Tipo i vari tipi di gatto li fanno anche per i cani? No, sincro tra la musica e il nome della canzone. Hai ragione, ho sbagliato.
i soldi. Frame, 38 mesi, thank you. Dove razza di cani? Non c'era un'altra info, il 5 per il rest for the weekend può decidere da farsi? È vero, potrebbero essere uscite degli articoli al riguardo, non li ho ancora controllati, non ho avuto il tempo. Ero leggermente impegnato nei video del The Ring. Io non ho fatto. Non ho fatto in tempo a farlo. Non lo so, io comunque sono fiducioso di questa conferenza. Tra Nintendo Partner Showcase e tra Xbox Partner Preview, credo sarà più interessante l'Xbox Partner Preview. Ma perché ho sempre le aspettative estremamente basse per la Nintendo Partner Showcase. Qua potremmo vedere cose già più interessanti rispetto a quella conferenza lì. Quindi, vedremo. Inizia da 16 minuti. Vedremo che succede. Il video di Elden ha preso tutto il tempo. Eh sì, leggermente. Perchios, Prime per 20 mesi. Rip Yuzu e Citra. News, parliamo di news. Mi sono svegliato sul telefono news di cui parlare, eh? Sa di no. Però dovrei saperle. Me le sono segnate invece, me le sono segnate, bravo me. Bravo me. Per chi non l'avesse visto, e avevamo parlato appunto dell'argomento la discorsa, quella precedente, non mi ricordo molto bene, però Nintendo, se vi ricordate, ha fatto causa a Yuzu per aver creato l'emulatore, per aver facilitato la pirateria dei suoi giochi, per un sacco di cose. E la causa è già risolta. Perché quelli di Yuzu sono girati, sono messi a 90 gradi e hanno preso in culo. Dovranno pagare 2.4 milioni di dollari a Nintendo per danni dovuti a tutto quello che hanno fatto. E dovranno chiudere ogni loro sito e supporto a sia l'emulatore Yuzu, sia a Citra. Non so se sono le stesse persone, però sono, credo, entrambi. Che in realtà in parte ha senso, perché inizialmente, come sempre, questa roba è difficilissimo tirare fuori e capire meglio l'argomento. Però quando è uscita la causa, gente diceva: prediction sul canale. Prediction per Sixon, votate. Molta gente diceva: vai Nintendo, come sempre fa la solita roba, sono stronzi, sono cattivi e roba simile. Che in parte è vero, assolutamente. C'è un fondo di verità in quella parte lì. Parte anche della loro accusa legale era abbastanza biased dal loro punto di vista. Però, in realtà, scoprendo più cose sull'argomento e sapendo di più al riguardo, in realtà erano in pieno diritto di farlo, a quanto pare. Ed è il motivo del perché quei di Yuzu non hanno neanche provato a contestare la causa e hanno immediatamente dato 2.4 milioni di dollari a loro. È perché si possono fare emulatori, si può fare come cosa, non è illegale ed è assolutamente nel diritto del pubblico di fare una cosa simile. Il problema di Yuzu ed il motivo del perché... Esatto, Frozen. Il motivo del perché gli hanno fatto causa è perché avevano un Patreon, quindi non lo facevano a gratis come fanno il 99% degli altri emulatori. Lo facevano comunque per guadagnarci soldi, che ha senso perché comunque puoi supportarli e tutto. Però lo facevano per guadagnarci soldi, che è una cosa che proprio e non puoi farlo. È il problema di fare quella cosa lì. Se inizi a farlo per soldi diventa illegale come processo. E facevano anche tutorial e guide su come praticamente piratare giochi, comunque emularli o comunque roba tecnicamente illegale. Questa è la vera ragione del perché è stato fatto causa. Non perché avevano fatto un emulatore e basta, perché tecnicamente si potrebbe fare, ma per questa ragione qua. E come sempre, purtroppo, è davvero difficile tirare fuori le informazioni. Un po' come il caso il caso Unity, che per fare quel video lì ci ho dovuto fare un sacco di ricerca dietro, ed è davvero complesso da ricercare come cosa, perché c'è un sacco di gente che dice roba stupida. E questa cosa in parte lo era. C'era comunque da dire che la loro causa legale e come era stata scritta era un pochino disingenua, proprio perché dicevano: gli emulatori sono stati fatti per essere per piratare e non per il supporto della persona singola. Diciamo roba simile, che in parte è vero, perché in quel caso lì era stato fatto probabilmente per quella ragione lì e c'aveva un certo di senso. Però per come avevano scritto nella causa legale era troppo generico per come l'avevano detto, e sembrava che dicessero che ogni singolo emulatore del mondo era fatto per piratare ed era sbagliato essere fatto ed era illegale essere fatto, eccetera eccetera eccetera. Cosa che alla fine non era. Perché invece con Top Palward non riescono a fare niente? Probabilmente perché non hanno una base abbastanza forte per fargli causa. Vedremo, poi non è detto, comunque ci può richiedere del tempo queste cose qua e potrebbe
potrebbe richiedere molto più investigazione, molto più ricerca al riguardo, perché comunque per quanto riguarda il caso Palward è difficile fargli causa, perché in quel caso lì si tratterebbe di plagio, ed il plagio a livello legale, da quel che so, è una delle cose più difficili da dimostrare. Proprio in assoluto è difficilissimo dimostrare una vincere una causa di plagio, quindi probabilmente per questa ragione qua comunque non possono andare a immediatamente terra bruciata e buttare giù immediatamente la roba. Quando è uscita la mod a pagamento per Palward con i Pokémon, potevano farlo, perché era immediato il fatto che andavano a infrangere il copyright dei Pokémon Company. Palward invece non, proprio una cosa differente, quindi vedremo se si sviluppa nel passare del tempo. Non è detta come cosa. Tipo le grafiche che hai rubato a Sabaku? Non ho rubato nessuna grafica, avete visto? Che cazzo di sogno era? Just Kara Prime per 16 mesi, thank you. Non ho rubato neanche nessuna teoria. Perché il mio cervello mi fa sentire sensi di colpa per nessuna cazzo di ragione? Ladro, non ho fatto niente. Con altre news a tema videogiochi, tanto abbiamo il tempo per fortuna. Ce ne ho altre due che ve le metto in paragone per l'assurdità che rappresentano, ok? Però Sabaku è stato come fonte. Sì, ho citato Sabaku quando ho detto il paragone delle costruzioni dei numeri rispetto a quelli di Farmazula. Perché appunto, in realtà ve l'avevo detto pure all'epoca, diversi mesi fa, quando avevo visto quel live per la prima volta, che quella cosa lì, la prima volta che lo vedevo menzionare da qualcuno, ho detto, oh, figata, interessante. Potrebbe darvi diverse teorie interessanti. Che alla fine è diventata la mia involontariamente. Non pensavo l'avrei tirato fuori per il video del DLC. E invece aveva senso con quello che stavo pensando, quindi l'ho tirato fuori come punto di riferimento e ho dato credito a lui. Perché appunto non ci ho pensato io. Le news. Allora, vi metto in contrapposizione Warner Bros. Warner Bros. Hanno fatto uscire poco tempo fa Suicide Squad Kill the Justice League. Il gioco ha estremamente pochi utenti, sta avendo già droppato a tutti quelli che hanno anche semplicemente provato e sta andando incredibilmente di merda. E internamente la compagnia hanno detto molteplici volte che è un fallimento andato di merda, ok? Quindi questo live service game è stato un incredibile fallimento, è stato una merda. E gli sviluppatori dei giochi di Arkham, che in passato avevano un enorme successo con giochi single player, esperienze fatte per bene e tutto, hanno tirato fuori una merda. Quindi, cosa hanno detto quelli di Warner Bros? Che gioco? Suicide Squad Kill the Justice League. Hanno detto che d'ora in avanti... No, non licenziamento stavolta. Non so se hanno fatto licenziamenti, però da quel che so no ancora. Hanno detto, beh, allora per il futuro ci dobbiamo concentrare sui giochi mobile e i live service games. Diamo meno priorità ai giochi single player e ci dobbiamo concentrare su giochi mobile e live service games. Quando io dico, ok, ritiriamo fuori quel vecchissimo argomento. Quando io dico che secondo me la maggior parte delle persone comunque ne capiscono un milione di giochi sarebbero dei migliori CEO di quelle compagnie, farebbero delle scelte migliori, l'avevo detto all'epoca se non sbaglio per il caso Unity, c'è una cazzo di ragione. Cioè, ma quanto devi essere scemo per fare una cosa simile, porca di quella vacca. Poi potrebbero tirare fuori un gioco a successo, però è davvero tosto vedere un gioco su cui hai speso una quantità di soldi inimmaginabile fallire sotto ogni punto di vista dopo neanche tipo 3 settimane e dire let's fucking do it again. E non dico che non devi proprio farli, diversifica. Loro hanno successo per fare giochi single player che sono stati incredibilmente acclamati, sono considerati tra i migliori giochi dell'epoca PS3 e Xbox 360. Fagli fare quelli, hanno successo e sono bravi. Non fagli fare un service games del cazzo. Fallo fare casomai a qualcun altro, che può aver senso, no? They are winners, not quitters. Chiaramente. E ve lo metto in paragone invece con se non sbaglio era Capcom. Sì, se non sbaglio è Capcom. Capcom, in mezzo a tutti i fallimenti, in mezzo a tutti i licenziamenti e roba simile, Capcom, i Giga Chad che sono, hanno detto, aspettate che non mi ricordo quanto era di preciso, che aumenteranno del 25% i salari iniziali delle compagnie,
dei loro dipendenti. Questa è la loro risposta alla situazione attuale del mondo dei videogiochi. Tutti che fanno licenziamenti, loro aumentano del 25% i salari delle persone che hanno appena iniziato nella compagnia. Quindi non di tutte le persone che partecipano alla compagnia, ma d'ora in avanti il salario iniziale sarà più alto del 25%. Dopo che... con anche un 5% dei salari di tutti, quindi comunque c'è un 5% di aumento dei salari di tutti, con anche un 30% di aumento dei salari fatti 2 anni fa. Io non capisco che cazzo sta succedendo. Capcom sta andando super bene, quindi ha senso che reagiscano così. Ma ci sono un sacco di altre compagnie che vanno super bene e la loro risposta è licenziare il 10%, 20%, 30% della forza lavoro. Loro invece stanno andando bene, 2 anni fa hanno aumentato i salari, stanno continuando ad andare bene, aumenta di nuovo i salari. Boh. Bene, vado a lavorare a Capcom. Io, cioè, è assurdo quanto siano gestite differentemente le compagnie in queste mille situazioni differenti. È assurdo. Capcoming, esatto. Chiaramente Capcoming. Questo è il ma... Boh, è assurdo. Cioè, sembra in generale comunque che... Non tutti... Però le compagnie giapponesi si stiano cavando leggermente meglio rispetto a quelle del occidentali. Ma perché quelle occidentali hanno tutte detto oh, service games, e quindi molte sono finite nella merda, chiaramente. Però boh. Ma infatti per questo non dico tutte. Mettevo Sony in mezzo perché Sony sta facendo le sue minchiate. Per questo ho detto quasi tutte. Quasi tutte. No, ho messo Sony perché questa era quasi. Purtroppo Sony non c'è in quella... Quelle iscrizioni lì, però è assurdo. Mi sembra la cosa dovrebbe succedere normalmente, della cosa logica, ma l'ha fatto una compagnia su 40. E sono molto confuso. Invece Hasbro, dopo aver fatto fuori un casino di gente da Wizard of the Coast, adesso sta cercando disperatamente. Boh. È un giochino che fanno aziende per fregare gli azionisti. Senza le persone non si sembra che l'utile dell'azienda sia sempre nel crescita. Lo so qual è l'obiettivo. Ma è assurdo perché è una cosa incredibile e stupida. Cioè, di nuovo, ovviamente agli azionisti interessa, però è assurdo che quelle compagnie siano così dipendenti dagli azionisti che non possono pensare a il guadagno e a il benestare dell'azienda a lungo termine per fare un utile maggiore nel brevissimo termine e per quindi rendere contenti gli azionisti. Cioè, non è una cosa che puoi continuare a replicare. Prossimo anno, per comunque mostrare che l'utile è migliore, licenziano un altro 20% della loro forza lavoro? Non possono, a un certo punto c'è un limite. È un trucco che puoi fare una volta, ma poi basta, cioè... Boh. No, so, è assurdo comunque una cosa. È il motivo del perché sono un sacco contento che Nintendo non sia una... compagnia pubblicamente, come si dice, traded, in italiano è pubblicamente. A proposito di trucco, che prodotto usi per i capelli? Ce l'ho unti oggi, non mi faccio la doccia da ieri. Quotata in borsa, ragazzi, non è pubblicamente quotata in borsa. E tra l'altro è stato detto che, altra news di recente, Nintendo al momento attuale dovrebbe essere la compagnia in generale giapponese con più soldi in assoluto. Ma lo è in realtà, sbaglio. Non è pubblicamente, se non sbaglio, in borsa. Il che fa pensare anche strano, perché dici, non ha più soldi una compagnia come Sony, che è incredibilmente più grande? A quanto pare no, perché Nintendo vuol dire che c'ha molti meno debiti e c'ha più soldi. Hanno più liquidità, sì, forse è quello. Hanno molti meno debiti di un sacco di altre compagnie, anzi di tutte le altre compagnie a quanto pare, e hanno molti più soldi pronti. Strano però che non investono. A quanto pare c'è un sacco di soldi a parte, ma per adesso non li stanno utilizzando. Vedremo. Perché Nintendo non fa sconti sui giochi? Esattamente. Tutto per Switch 2, vedremo. Sono per Switch 2. Potrebbero tenere un sacco di soldi da parte con l'obiettivo di spendere una quantità fuori di testa per non lo so, vendere Switch 2 in perdita e tirare fuori una console portatile forte quanto PS6, ma venderla comunque a 100 euro. Però dubito fortemente.
Sakurai con la casetta di zio Paperone. Non credo. C'è un Garmin regalato l'abbonamento, nice. Sono contento. Ho ringraziato comunque Jaskara, grazie del Prime per 16 mesi. Nick 45 Liso, Prime per 20 mesi. 45 più 7 meno 10 diviso 2 meno 1. Let's go. Immagino che sia 20. Immagino che sia 20. Potrei prima Bloodborne o Dark Souls 3? Dark Souls 3, penso. A questo punto qua faccio i giochi di Dark Souls e poi faccio separatamente Bloodborne, Demon's Souls e Sekiro. Comunque in realtà non credo sia il fatto che avessero il pattern specifico. In passato ci sono stati emulatori a pagamento, però il team di Yuzo ha anche fatto molte altre cazzate negli anni. Sì, appunto. Fra cui anche problemi con il fatto che avessero messo una patch per far funzionare Tears of the Kingdom su Yuzo pre-release, quando gli cade la paywall di Patreon. Nello stesso, una delle cose che hanno detto è che, ha detto loro, è stato milioni di persone che hanno scaricato Tears of the Kingdom pre-release. Ok, infatti sì, comunque sarà ragione. Hanno fatto molte cazzate quelli di Yuzo. Se non sbaglio hanno anche rubato codice e fatto roba poco carina. Però vabbè. Non sono troppo preoccupato comunque di... Adesso iniziamo con Franz. Non sono troppo preoccupato comunque del fatto che Yuzo verrà chiuso, o anche Cita verrà chiuso, perché forse non potremo emulare 3DS, o in realtà potremo anche utilizzare le vecchie versioni, quelle non se ne andranno mai via in realtà. Però arriverà comunque qualcun altro che lo farà meglio, casomai, in modo migliore, non a pagamento e tutto. Non ne sono preoccupato. A lungo termine comunque non sarà un problema. Forse per adesso qualcuno potrebbe finirci. Qualcuno che non c'ha quelle console lì potrebbe non emularle facilmente, però in realtà non credo molto. Penso proprio. Yuzo non lo trovo giusto, ma Cita non aveva nulla di male. Ma se non sbaglio ha fatto entrambi lo stesso gruppo, no? Quindi se fai causa uno, falla fai causa anche all'altra cosa. Fai chiudere tutto, ovviamente. Però non ne sono sicuro se è stata qua. Sì, ok, sono infatti entrambi insieme. Sono già usciti due emulatori per Switch che sono sviluppati sul codice dell'ultima versione di Yuzu. Sì, sì, ma infatti non... Dubito fortemente che questa mossa qua farà scomparire questi emulatori di Switch da adesso a sempre. No, chiaramente no. Drastic su Android lo hanno fatto marcia indietro, lo tolgono. Non so cosa sia Drastic. Non so che sia. Ah, aspettate. Ci dobbiamo preparare. Non posso mettere questa musica qua perché è sotto copyright, incredibilmente. È DS ma costava 4 euro. Ah, è perché comunque c'è pagamento in mezzo. Se fosse gratis non credo avrebbe problemi. E poi si sono cagati. Lo mettono gratis fino a quando non lo toglieranno. Ok, ha senso. Ok. Pronti per Silksong? Pronti per Silksong? Siamo? Abbiamo 700.000 bacche puntate, 151.000 sul sì, verrà annunciato Silksong, 611.000 sul no, non verrà annunciato Silksong. Vediamo. Chi vincerà? Peggy 18, Silksong è Peggy 18? Oggi siamo in modalità full season. Persona 3. No, Xbox. Ho visto una luna verde, ho pensato Persona 3. Non posso bere col naso. Won't you at least tell me what we're doing here? Dune? All I know is that it's serious. Non credo. It's more than serious, Serena. It is dangerous. Bandai. In my experience, the greatest harm often comes from the best intentions. The cycle is starting again. How many more times must we endure the vanity of the Nine? When there isn't a path to be found, make one. Che nuovo progetto!
gli impossessi e li fai uccidere l'uno con l'altro. Unknown Nine Awakening. You've been here before, countless times, and so shall you be here again. In fact, you're here right now. Quest'estate? Non credo che avessimo mai visto fino adesso. Sembra nuova come cosa. Learn how to wield otherworldly skills in the world of Unknown Nine with an in-depth developer update on Xbox Wire. Ah, se vogliamo sapere di più c'è quella cosa lì. Non sembrava male, però... Finalmente un nuovo IP, si sono contento. Però non credo sia per me comunque. They wish they never worked for. Not everyone's ex-employer set them up to take a fall. Just so happens they framed the wrong witch. They call me Lady Luck. And every card I draw is lucky. And when I find out what my old coven is up to, se pensa che installa. Over there! She's here! Not tonight, boys. Un sacco. If the coven wants to play, they'll have to play dirty. Sleight of Hand, a hard-boiled third-person stealth sim. Cosa c'è scritto in fondo? Gioco terza persona stealth, va bene. È tipo... Immagino sarà tipo Dishonored. No, quella è in prima persona. Tipo Hitman. Non ho letto. What if you could change the decisions you regret in your life and see the outcomes of those choices with your very own eyes? Alters? The Altar tells the story of Jan Dolsey, a simple miner who survived a crash landing on a hostile planet. He quickly realizes that what was supposed to be a lifetime job opportunity turns into a desperate fight for his life. Jan will need to handle a large mobile base that's designed to be operated by an entire team of qualified personnel. Even worse, the planet Jan landed on revolves around a deadly scorching star. Escaping the sunrise is crucial for survival. Okay, gioco survival. Despite his best efforts, Jan simply lacks the time and skills to deal with all these problems on his own. Interessante. But the planet Jan is stranded on is home to a mysterious substance called Rapidium. With its use and the help of the quantum computer on board, Jan is able to create alternative versions of himself. The Alters. Yeah, yeah, che spawnare. Each one of them is a result of altering a crucial decision from Jan's past. The Alters are a reflection of the questions he asks himself. What if I never left my hometown? What if I didn't drop out of college? What if I fought harder to save my marriage? Our Alters have the necessary knowledge and skills that we desperately need to succeed. But they also come with their own goals, ambitions, and fears, all derived from their different life paths. And that can generate problems. Stop pretending you have any idea how I feel. Incompetence. Incoherent. Mi ricorda? A groundbreaking mission on the verge of failure. Damn. I just hope I don't fuck everything up again. You want a relationship that lasts. Put some effort in it. Each Jan ricorda, is a different oxygen person. Not included. It will be extremely difficult to keep everyone happy. È solo perché gestionale. How to say no sometimes. E survava nello spazio. But we must do però... whatever we can, because as the mission goes on, the challenges will only pile up. E lo sia molto diverso. Sì.
Sembra interessante. Internal tensions that could prove to be even more dangerous. And with a ticking clock of the deathly sun behind our backs, the only way home is to press forward. L'unica preoccupazione è l'ambiente esterno sembra molto vuoto. Bello esteticamente, ma molto vuoto. Non so cosa facevi perché non ho visto neanche casomai delle erbe da raccogliere o del minerale da prendere. Era sempre figa ambientazione, ma vuotissime, quindi sono curioso come funziona quella parte lì. Ma quello è interessante. Non ci potrebbe stare. Bello il ritmo della conferenza, eh? Promette bene. Molto bene. Palvo, dai, tira fuori la mitragliatrice, come on. Tira fuori una culo e una parrucca. Come on. Siamo Monster Collector. Creatures of Ava. Siamo Monster Collector. Sembra Palworld in poche parole. Però, oh mio Dio, non hanno... I design non sembravano copiati da Pokémon. Learn how Creatures of Ava places you in the role of a savior in a first look preview on okay. Xbox Wire. Pal-like. È un pal-like, esatto. Questo non mi spiega. Questa è la prima cosa che vedo un'immagine e dico, nè, non credo sia interessante. Per adesso ottimo, eh. Pretty fucking good conferenza. Bomba finale Siege, che abbiamo finito, no? Roblox? Roblox? Roblox collaborazione con... non mi ricordo il suo nome. Hi, I'm Chucky. Chucky, ecco si chiama. And I'm your friend to the end. You... Griffville Survive the Nightmare X Chucky. Ok, Roblox, ok. Ok. Sure. Stanno facendo... What? Ok. Ok. Non abbiamo finito, no? No, siamo a 10 minuti. È appena iniziata. C'è una pausa dalla carrellata? No. Non ricordarci cosa è veramente nuovo e cosa annuncio importante o meno. Sure, va bene. Sì, dura 30 minuti e iniziamo un terzo della conferenza. Per adesso è già ottima, porca vacca.
Alan Asleep. No, non credo sia Alan Asleep. The Sinking City 2. Non conosco il primo, onestamente. Want to dive deeper into this mystery? Discover non so more cosa about sia. This long-awaited sequel in our Xbox Wire interview. Dredge 2, esatto. Square Enix. Warrior of Light. Walk free and bear the light for others to follow. Direi Final Fantasy. È 14? Sai che è 14? Non c'era per Xbox finora? No. Ah, allora arriva su Xbox. Eh beh, questo è importante. We Scions will fight until our last breath. Forward, my friends! For freedom and justice! You do know you're not alone in this, don't you? Darkness and light, despair and hope. As goeth one, so goeth the other. Become light, become hope. 21 marzo. Non ho mai giocato un MMO. È meglio se non lo faccio. Però se dovessi scegliere uno al momento attuale, sceglierei probabilmente Final Fantasy 14. Quello è importante come annuncio, eh. È al momento attuale credo il MMO più importante. Credo. A cult classic PC series. Check your guns and ammo just in case. Refined for console. Stalker non conosco io la serie. Se non spara tutto in prima persona non lo conosco io. Solitamente. A meno che non sia Black Ops 1. Stalker Shadow of Krumptankt. Ma è un port e basta remasterizzato, perché non sembra remasterizzato. Ah, una collection! Ah, ok, ci può stare, allora vai. Call of Pripyat. Non vi saprei dire una cosa di Stalker. Non ho nessuna idea di niente del gioco. Anche dopo questo trailer qua, non so. Immagino sia tipo mondo post guerra mondiale con bombe atomiche esplose o boh, non lo so. Generalmente non ho nessuna idea. DLC Game World brought the cult classic Stalker trilogy to Xbox in an exclusive Xbox Wire interview. Questo non è Alright Season, come on! Oh, Monster Truck! Non ho mai giocato un gioco con Monster Truck. La cosa più vicina che abbiamo giocato è Jack 3.
Non penso lo giocherei. Da piccolo forse l'avrei fatto, però adesso non penso lo giocherei. Però bella idea, interessante. Oh, espansione di Persona 3? Spoiler, non devo guardare. Non si sa mai. Meglio se non guardo, sto giocando al gioco adesso. Non voglio sapere roba per sbaglio. Tanto i giapponesi non sentono nulla. Immagino sia il DLC, eh? C'è un rumore riguardo da un po' di tempo. E nel gioco base manca la parte di Persona 3 FES. Nel senso che venga rilasciato con sotto forma di DLC, no? Adesso vedo la chat. Persona 3 fessa, esattamente. Non so cosa si fesca, probabilmente si fece a fessa. Mega spoiler, perfetto. Non guardo. Episode Aegis. Expansion Pass? What? What? Eh? Di Persona 4, la conosco una canzone. Bellissima. Cioè abbiamo una playlist epica. Ok. Sono skin, non importa. Velvet costume, musica e poi episode Aegis. Aegis. Ok. Uncover what else the dark hour has in store for game. Aegis l'ho sbloccato nel personaggio oggi. Xbox Wire. Quindi almeno sapevo che c'era comunque nel gioco, però. Shadow Drop. Ah, è sviluppato oggi. Cioè è sviluppato oggi, esce oggi. Incredibile conferenza, però. Ogni 10 minuti fanno un riassunto finale. Adesso c'è l'ultima carrellata di gioco con quelli più importanti, quindi c'è in mezzo anche Sixon, chiaramente. If. Questo è quello di Capcom? No. Ah, è lui! Oh, ok. È Berserker Kazan, come si chiamava? Abbiamo visto i Game Awards. Questo potrebbe essere figo. Live o frame? Sì, non saranno 30 fps solidi, neanche 60. Credo sia il trailer proprio. Perché adesso è stata abbastanza solida come live. È il gioco. Ah, è un uomo, sono deluso ora. Psicognomo, what the fuck, perché? The first Berserk Kazan, data? Data? E che cazzo, vabbè. Kalunga, god of death, hear my plea. And why, Zan, you called me to the realm of the living? It is told that there are three great spirits who have denied you. I seek my Baba's return in exchange for these spirits.
Tales of K'Zera Zhao takes you on a journey through a land enriched with myth and legend, but torn apart by illness and tragedy. Grief is ever present here. From the arid deadlands, the harsh and unforgiving terrain, to the dense and dangerous forest floor of the woodlands, a place laden with mystery and fear. In your arsenal, you carry your late father's masks, the Mask of the Moon, utilized best for crowd control, and the Mask of the Sun, a chaotic ballet that compels you to engage spirits in melee combat. The Mask of the Moon, the Mask of the Sun, you must embrace the dance of the shaman. Each ability gained by the player can be used both traversally as well as in the fray of combat. For example, take Akida's spear. Not only can it be used to activate elements that are out of reach, but also engage and pierce through multiple enemies at once. And with each small victory along your journey, you will grow and better yourself, obtaining powers and tools that allow you to turn the tides of battle in your favor. The way you took that Rojo out was amazing! You should not sneak up on people, young shaman. We are shamans. Sticamente non mi piace. Healers in a land long past healing. The complexities of grief inspired the foundations of the world of K'Zera. You will be faced with intricate puzzles, arduous obstacles, and deceptive traps that demand both patience and skill to overcome. And though the path is fraught with adversity, an even fiercer battle rages within you. Mercy is a rare flower that blooms in the lands of K'Zera. But you can do this. I know you can. Questo però conferma... A 23 aprile, molto presto. Conferma che possono mostrare dei Metroidvania in questa conferenza. Ci stanno preparando a quello che viene annunciato adesso. Fuck. Ah, questo lo conosco. Credo. Il gestionale del mondo freddo. Sì, sì. Frostpunk, sì. Luglio e Frostpunk 2, ok. Del primo ho sentito parlare bene, se non sbaglio. È un gestionale mondo molto distrutto. Questo è quello di Capcom. Che figata esteticamente sta roba. Però il gameplay non mi ispira, purtroppo. Non so, purtroppo non mi ispira. È tipo Tower Defense.
Logan a merda. 2024 però. Ok. No, purtroppo non mi convince 100%. Potrebbe essere figo, però non mi convince appieno. Learn how Kunitsugami Path of the Goddess mixes action and real-time strategy in an exclusive Xbox Wire piece. Dai, ultima annuncio della conferenza, Hollow Knight Silksong, come on. Bomba finale, Hollow Knight Silksong, e siamo contenti. Giusto? Giusto? No! 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 Ah, non aspettavo. Ecco che mi aspettavo. Bellissima conferenza, eh. Porca vacca, ottima. Molto buona. Buonissima conferenza stavo. Sacco di roba, buon ritmo, ottima. Pretty great. Rode fortemente lo scalpo. Molto bella. My disappointment is immeasurable as well as my back. Potete dare le bacche tanto ormai. Di sicuro non ci sarà più altra annuncio a questo punto qua. Non c'è neanche la fregatura finale. Non c'è praticamente sicuramente nient'altro. Ottima. Spero ne facciano altre in questo modo qua, perché comunque sono buone. Meglio così che come il developer direct dell'inizio anno. È carino avere anche quelli lì, però è difficile comunque che ti interessino tutti i giochi mostrati, quindi solitamente puoi essere interessato a una discussione e basta solitamente. Qua, visto che mostrano un sacco di titoli di terze parti, possono mostrare tanta tanta roba, cioè davvero tanta roba. Ho messo il resto giusto, vero? Non ho fatto cacata, giusto? Avremo notizie di Silksong nella direct? No, sì, hai fatto bene. Hai fatto bene, hai fatto bene. Hai fatto correttamente. Quindi quante bacche ha vinto il vincitore? C'è Yugal che ha puntato 150.000 bacche, ne ha guadagnate il 1,25% in più. No, non 1,25%, 1,25 volte in più. Che quindi è 30.000 bacche qualcosa, credo. Molto buona. Buona varietà di conferenza, perché ci sono un sacco di giochi differenti, da un sacco di studi differenti, con estetiche differenti. Non ho praticamente nessuna critica riguardo. L'unica critica che potrei fare è che le uniche cose confermate erano Kunitsugami Path of the Goddess, The First Berserker Kazan, Tales of Kanzera Zau, che erano tutti messi in fondo, perché probabilmente sono quelli che lo consideravano più importanti, quindi metterli in fondo. Questo però, l'unica cosa che mi ha rovinato la conferenza è appunto questa roba, perché appunto non era stato annunciato nessuno di loro per tutta la conferenza, e quindi per forza gli ultimi 6 minuti erano occupati da tutti e tre loro e basta. Però non è troppo un problema comunque. È semplicemente perché mi piaceva avere una sorpresa finale interessante, particolare. In questo caso qua non c'era, perché era roba già addirittura detta da loro che ci sarebbe stata una conferenza, ma va bene onestamente. Non so cosa giocherò qua in mezzo, probabilmente in realtà, conoscendomi, forse niente. Forse il DLC di Persona 3 basta, perché questo qua third person così non credo mi possa interessare a me. Gioco stealth non credo possa interessarmi a me. Questo tra tutti forse, tra tutti forse, come si chiama? Alters potrebbe essere il più interessante. Tra tutti i giochi della conferenza nuovi di cui non sapevo niente, questo è per me il più, quello che mi ispira meglio. Il concept è interessante, le ambientazioni sono molto belle, l'art style è bello, e come gameplay potrebbe anche piacermi. Quindi questo qua è quello che può più interessarmi. Monster Collector alla Palworld, diciamo così. Vedremo. Spero sia figo. Gioco di Roblox, sure. Va bene. Quanto cazzo ha successo Roblox? Questo è uno degli annunci, secondo me, meno interessanti a conferenza. The Sinking City 2. È sicuramente interessante per i fan di The Sinking City, però era comunque soltanto un trailer in CGI che non mostrava niente, quindi purtroppo posso commentare poco a riguardo. Final Fantasy 14 su Xbox è importante come cosa, gigantesco gioco. Stalker va bene, a collection figo, non so se era richiesto o meno, però va bene, non sono io a commentare. Monster Jam, perché no? Per i fan di Monster Truck penso potrebbe essere una figata. Se è appunto un la modalità arena alla
Tony Hawk Pro Skater, mentre c'è poi anche le gare vere e proprie come classico gioco di macchine. Potrebbe essere figo, perché no? Persona 3 spoiler, non guardo. Ci si aspettava comunque sarebbe arrivato, però va bene. Kazan di gameplay sembra comunque interessante. Non abbiamo però ancora visto nessuno HUD e niente, voglio capire meglio cosa sia. Credo sia un pochino Souls-like, ma non al 100%, quindi vedremo. Però comunque sono interessato, mi piace l'art style, bello comunque i personaggi che sono tipo leggermente anime, un po' tutto stilizzato, ci può stare. Anche l'estetica comunque carina. Questo non credo mi interessa, devo giocare un gioco Metroidvania, gioco... Sì, voglio dire, gioco Prince of Persia. Quello mi ispira di più sicuramente rispetto a questo. Frostpunk 2. Si è visto qualcosa almeno. Se è così in-game, figata. Bellissimo gestionale con un'estetica del genere, con le cose complesse in questo modo. Potrebbe essere davvero figo. Ho sentito parlare bene. E poi il gioco di Capcom, che purtroppo non mi ispira. Esteticamente è bello, ma purtroppo non mi ispira. Infatti sia un gestionale, addirittura 5 minuti a lui, porca vacca. Gestionale, cioè non gestionale, Tower Defense, gameplay così, non credo sia una roba per me purtroppo. Però, ottima, ottima conferenza, molto bella. È così in game come il primo, non me lo ricordo il primo così bello in game. Così dettagliato e così fatto bene, non me lo ricordo così tanto fatto bene il primo. Mi ricordo che era bella, ma non così. Voto 10. Non è un 10 da conferenza, però è un'ottima conferenza. Sono a favore di questo partner preview. Però la cosa strana che stavo pensando appunto da conferenza è che hanno mostrato davvero tante tante cose. Quasi per durata no, ma per varietà e qualità di annunci è quasi una conferenza da giugno. Quindi da E3/Summer Game Fest. Quanta cazzo di roba ha da mostrare Xbox? Vedremo un sacco di ripetizioni questo giugno? Oppure hanno comprato 40.000 studi e 40.000 cose, quindi hanno 90.000 giochi che arrivano all'orizzonte. L'unica cosa che manca, ecco, mi è venuta in mente adesso, l'unica cosa che manca di questa conferenza qua, non ho parlato del Game Pass. Nessuno di questi giochi qua è stato confermato per il Game Pass, nessuno di questi giochi qua è stato detto farà parte del Game Pass o meno, non è stato menzionato in nessun modo. Controlla le mail, hanno comprato i tuoi canali. Cosa? C'è scritto nel recap che non parlava nel... Ok, non c'era scritto, no? Forse da qualche attafatto c'era scritto, ma non questa descrizione qui. Bello, ottimo. A giugno annunciano Gravier per Xbox. Ah, ho capito in che senso. Sì, quello potrebbero farlo. Potrebbero farla come cosa. Ottima conferenza. Pretty good. Nel recap di 10 minuti c'era scritto. Ah sì? Non l'ho visto forse. Perché infatti è un'esclusione abbastanza strana. Forse non l'ho visto io, ci può stare, eh? Ah, c'era scritto invece. Ok, grazie. No, scemo io allora che non l'avevo visto, ma perché c'era un sacco di simboli comunque sopra. Questo arriva per Game Pass, questo arriva per Game Pass. Ok. Game Pass. Vabbè, Roblox ovviamente non arriva su Game Pass. E allora non c'ho nessuna critica grossa, se non per dire potevano annunciare la bomba finale. Non annunciare roba prima, tra virgolette. Xbox Game Pass Ultimate. Soltanto per lo Ultimate. Questi nessuno di loro arriva su Game Pass. Può aver senso, ci sta, Final Fantasy 14 non poteva arrivare, Stalker arriva su console, quindi ovviamente non... Ma su console c'è il Game Pass, però vabbè. Di loro invece? Non lo mostra? Non c'era in fondo? Oddio, non viene detto. Di loro non c'è il recapone finale? Ah no, c'è. No, non c'è. Sì e no. Un giorno CX ci sarà anche lui. Memota, telecamera. Guarda tanto, sono confuso. Guarda tanto, sono preoccupato. Un attimo, un secondo. Non chiudiamo subito.
Ok. Sono vivo. Buona conferenza, approvato. Quello di cui volevo parlare, perché a questo punto qua volevo farlo, volevo farlo il prima possibile, però ieri non ho fatto live. Già che siamo, possiamo vedere il trailer del film di Wild Robot Dreamworks. No, i trailer di film solitamente sono full copyright, non voglio... Non voglio litigare con Dreamworks. GG per videoteoria. Volevo adesso commentare videoteoria. È finalmente uscito il videoteoria. Yeah boy. Ce l'abbiamo fatta. Guarda che uomo vecchio. Guardate l'uomo vecchio. Incredibile. Come vi è sembrato il video? Sono pure riuscito a vederlo tutto. Pure, so proud of me, come on, è andato bene, te lo guardavi tutto. Non è noioso da guardare. 45 minuti per 3 minuti, un buon affare, sì, chiaramente. Penso sia uscito bene l'editing, come l'ho organizzato il video in generale. Farlo così, appunto, come editing, richiede un sacco più di lavoro rispetto a quello che avevo fatto anche per il video di Zelda Tears of the Kingdom e particolarmente quello dell'anno scorso di... Shadow of the Earth 3. Però perché c'ho anche molta più roba da mostrare, molta più roba da dire in questo caso qua. È venuto super bene. Avrei il motivo del perché sto tirando fuori è perché non ho detto tutto in questo video qua in realtà. Il mio modo di scrivere questi copioni e questi video è comunque mettere la roba che ha senso per la discussione di quello che sto parlando e qual è l'obiettivo finale comunque del video. E quindi c'è casomai altre teorie che potevo mettere in mezzo che non ho messo. Però c'erano una quantità di roba aggiuntiva, potevo aggiungere anche semplicemente perché se guardate. Vai con meno spoiler possibili, tra l'altro. No? Questo non è tutto. Questo non è tutto. C'avrei anche altre cose da dire, volendo. Ma hai giocato, mi è stato interessato a Elden Ring, ma davvero competi per la narrazione del video. Thank you. No, la mappa del... Sì, la mappa... Dov'è che l'ho mostrata la prima volta? Qua. Per questo video qua ho commissionato la mappa Westerman. Perché mi serviva un modo per raffigurarlo visivamente. Ho detto, potrei fare qualcosa di semplice io e di grafica facile. Oppure, visto che tanto mi sta chiedendo un sacco di tempo e di lavoro, questo video qua facciamo qualcosa di figo. E quindi ho chiesto a Westerman di farmi questa mappa qua. L'ombra in passato facevano parte dell'interregno, ma ad un certo punto sono state fisicamente separate da esso e nascoste in questa dimensione slash luogo. Alcune persone mi hanno chiesto, ma la mappa ufficiale? No. Che vuol dire che ha fatto un ottimo lavoro Westerman? Non è una mappa ufficiale. Non penso che sarà così infatti organizzata le terre... Le terre dell'ombra. Perché gli ho detto di farmi qualcosa che c'entrava qua dentro e mi ho dato troppe direttive specifiche. Perché il mio obiettivo non era quello di azzeccare esattamente dove era tutto. Lo stile è quello giusto. Sì, è molto, molto, molto simile. Io ci vedo la differenza, ma... Cioè, è facile casomai fare confusione se non lo vedi casomai full HD per bene è tutto. Appunto, l'obiettivo non era quello di azzeccare dove era ogni singola cosa. Non penso appunto che le zone blu siano qua o la palude sia qua. Con dei grossi buchi in mezzo, però è quello che gli ho detto di fare. Qualcosa che comunque entrasse per poterlo animare e fare la transizione e tutto. Però molto figo, sono curioso di vedere quando uscirà il DLC effettivamente la differenza della mappa tra quella che ha fatto Westerman e quella che sarà ufficiale. Sono curioso di vedere come verrà gestita. Per video futuri spostare i sottotitoli un pochino più in alto. Questi? Perché? Ah, perché dici che un po' si copre con la barra qua? Boh, non lo so. Realmente terrificante. Tutte definizioni simili a quella che avevamo sentito nel gioco. A me va bene. Forse perché lo zoomi tipo sul telefono. Tipo dai quel problema lì. Ah no. Comunque spero che apprezziate il lavoro incredibile di Westerman. E adesso vi devo dire degli addendum perché sì. E tutte le copertine sceme. Diventa fanno... un dodicesimo d'altezza dalla parte bassa dello schermo. Spoiler possibile, tra l'altro. Fuck! Guarda, copertine che cerco sempre di fare con meno spoiler possibili, tra l'altro.
Sì, lo stanno. So che c'è un modo anche per farli i più leggibili possibili, però qua era... Comunque sostituti che ho fatto io molto di fretta. Come on! Posso fare tutto. Complimenti per i video 48 minuti super interessanti e piacevoli. Sono 45. Sì, su telefono metti full screen, quello viene cancellato. Ma che cazzo guardo su telefono full screen tagliando metà dello schermo? Hai cambiato il font. Sni. Per cambiare DLC, per fare un font più leggibile, più sensato, utilizzo questo. Per il canale principale utilizzo comunque l'altro. Questo qua lo trovo... In realtà è quello Nintendo. È quello di Nintendo Direct, è lo stesso font di Nintendo Direct. Sapete il logo Nintendo Direct è scritto con questo font qua. Solo che mi piaceva e funzionava bene anche scritto in questo modo qua, quindi l'ho utilizzato anche io. È buono per essere letto comunque facilmente, secondo me non crea confusione nel come è scritto. Perché avevo altri font ma non mi piacevano per qualcosa di un pochino più serio o tra virgolette comunque con lettere maiuscole e lettere minuscole. Lo sai, quello che ho trovato migliore per utilizzarlo. Però volevo commentare un paio di cose riguardo comunque a teoria di Elden Ring. Teoria, spero che l'abbiate vista, perché se non l'avete vista sarà strano quello che vi vado a dire, non avrà senso il discorso. Io non credo che la maggior parte di questa teoria qua andrà a avverarsi, lo dico subito. È semplicemente un'idea che mi piaceva per anche cercare di collegare un pochino il tutto e per fare una storia comunque interessante. Secondo me ci sono teorie molto più basilari e molto più semplici che sono più probabili, però se facevo un video riguardo non volevo fare qualcosa di generico o che hanno fatto mille altre persone, volevo fare qualcosa di più di mio e di più originale da questo punto di vista. E visto che sono fissato con Placidus Axe, è la prima cosa che avevo pensato, e ho trovato questo modo comunque per metterlo in mezzo a tutta la storia, poteva starci bene. Unico. Non ho visto nessuno che ha paragonato, che ha tirato fuori Placidus Axe nel commentario del DLC. Ma perché nessuno è fissato con Placidus Axe quanto lo sono io. Cioè, quando avevo fatto il video comunque riassunto della trama alla fine della serie di Elden Ring, sono l'unico che ha dedicato un ottavo del video a Placidus Axe. Ma perché non c'è così tanto a dire di Placidus Axe. Tanto io cerco di collegarlo perché qualcosa non mi torna. Quindi stai dicendo che this was just a theory. A game theory, esattamente. Tipo, secondo me, comunque, alla fine... Alcune cose, però, secondo me, saranno corrette. Mi sembra strano alcune cose non siano corrette. Tipo, Mesmer, che è nato dal matrimonio tra Radagon e Maika, secondo me non è possibile. Può essere nato da Radagon e Maika, ma non dal matrimonio di Radagon e Maika. Non so se capite cosa intendo. Non dal periodo storico successivo, quindi... Post, albero madre, lei che diventa dea, Ranni... Radan, Godwin, Morgoth, roba simile. Non penso che possa essere nato in quel periodo lì, però può comunque essere nato da Radagon come padre, semplicemente non in quel periodo storico lì. L'unica differenza dovrebbe essere spiegata che appunto bisognerebbe dare un pochino più di contesto a Radagon del fatto che è precedente. Si sono spostati per lei, era già incinta? Si sono sposati per lei, era già incinta? No, mi riferisco al fatto che è nato 10.000 anni prima rispetto a Michele e Malenia. E non credo che fosse stata incinta per 10.000 anni. Ha avuto diversi figli in mezzo. Tanti. Quello che quindi potrebbe anche raffigurare il tutto, perché comunque un tema importante sembra essere quello di culture del passato che regnavano, o che comunque erano presenti nell'interregno prima che arrivasse mai, che facesse il casino. Potrebbe essere dovuto al fatto comunque che forse il Lord non è Placidus Axe, ma forse il Lord potrebbe essere comunque un altro generico Lord precedente a... il regno, e quindi possiamo mettere in questa storia qua al posto il Placidus Axe stesso e quindi levare il Placidus Axe dalla storia e mettere un lord generico. Potrebbe comunque aver senso. Potrebbe essere il marito della regina dell'occhio tetro, che io continuo a dire per adesso che lo è perché mi sembra logico. Potrebbe essere lui. E? Potrebbe avere senso come cosa. Potrebbe essere qualcun altro, non lo so, però comunque secondo me avrebbe senso che ci sia un altro lord e qualcun altro che mi ha aggiunto a questa storia qua da questo punto di vista. Quello che riguarda Mesmer sono abbastanza sicuro comunque di quello che ho detto, eccetto per il padre, perché quello sarà il grosso segreto e tutto. L'altra teoria che comunque avevo in mente, che non ho messo in nessun modo nel video perché era difficile comunque da mettere in mezzo, ma è ritirare fuori un vecchissimissimissimo argomento che era in realtà una mia teoria durante la serie di Elden Ring base, durante la Blind Run, era la mia teoria. Era le cose che non mi... Non la barca. Beh, la barca in parte l'ho menzionata, perché comunque in qualche modo Godfrey è arrivato nell'interregno. E ho menzionato Godfrey che arriva all'interregno. Quindi, tecnicamente. Però no, mi riferisco a Rykard.
Aikado in questo video qua non l'ho menzionato in nessun modo. L'unica menzione che ho fatto è questa qua. Sempre di fare con meno spoiler possibili, tra l'altro. Non ho mai menzionato il serpente di Raikad perché è stinky. Anche se dungeon che raccoglie la lava di serpenti combaciano. Per appunto, volevo menzionare il dungeon che sta raccogliendo lava. Solitamente la lava c'entra con Raikad, quindi avevo avuto senso come cosa. C'era... Però non sapevo metterla in mezzo come discorso, quindi non l'ho menzionato. Una cosa che mi aveva sempre fatto un dubbio era il fatto che, secondo me, in qualche modo era possibile che l'albero madre fosse già stato bruciato in precedenza. E mi riferisco a la descrizione dei semi dell'albero d'oro, che dicono che quando l'albero è in pericolo butta fuori i semi dai quali probabilmente sono cresciuti comunque i vari alberi madre minori che sono più grandi. Mi riferisco a il fatto che il primo peccato cardinale sia il bruciare l'albero madre, cosa che il primo peccato cardinale vuol dire che ho già fatto un peccato, maybe. E anche a i dipinti all'interno di Villa Vulcano con l'albero in fiamme. È roba che potrebbero essere visioni, perché comunque c'è il concetto di visioni in Elden Ring, e potrebbe essere abbastanza scollegata al resto, perché comunque è morto l'Elden Ring, quindi morendo l'Elden Ring possono essere buttati fuori semi. E non potrebbe esserci mille altre giustificazioni. Però tirando fuori un personaggio con fiamme, con serpenti, che sembra essere stato bandito, comunque ripudiato da Maika stessa, potremmo collegare questa teoria qua e a questo discorso in generale. Potremmo tirare fuori questa mia vecchissima teoria del passato. Non so però quanto possa essere sensata, perché non saprei quanto metterla in mezzo anche a tutto il resto. E comunque dice, la Terra dell'Ombra è il luogo in cui è nato l'albero madre inizialmente, però c'è quest'altro albero, per caso l'albero è nero perché è stato bruciato, quindi si riferisce a quello come primo peccato cardinale perché è già stato bruciato quell'albero. In realtà nei dipinti non era l'albero madre, in realtà era quell'albero, l'albero della Terra dell'Ombra. Raikard quindi è ispirato a il fratello Mesmer che non l'ha mai conosciuto, il serpente dio che adesso è stato praticamente bandito e che è visto in modo estremamente negativo, ed è per questo anche se penso visto in modo negativo, è perché hanno fatto una cosa del genere in passato. Avrebbe senso, però di nuovo è difficile collegare tutto. È impossibile che ogni singola cosa venga collegata nel DLC, perché dei punti di trama vuoti o comunque senza una risposta concreta ci saranno sicuramente sempre. La domanda è quali saranno effettivamente trattati e quali non. Anche perché una cosa stavo pensando è quale sarà il boss finale del DLC, e avrebbe senso appunto il discorso finale di l'identità di questo personaggio qua. Ho già parlato abbastanza. Le mie teorie momentatorie sono o Michela adulto, o Maika, o anche Godwin. L'idea di Godwin comunque è carina, me l'ho tirata fuori alla fine. L'ho menzionata questa perché appunto era di fuori dalla teoria, ma mi piaceva molto, quindi comunque l'ho messa in mezzo. Però ci starebbe comunque un boss finale di DLC, visto che solitamente i boss finali di DLC sono molto importanti nei giochi di From. Sono paragonabili, se non in alcuni casi forse opinabilmente più importanti rispetto a quelli del boss finale del gioco base. Sarebbe comunque interessante avere un combattimento con una divinità esterna, con la bestia di divinità esterna, con qualcosa di simile. Quindi non so se potrebbe tirare di nuovo fuori il serpente dio e la divinità esterna è collegata a lui di Villa Vulcano, maybe. Mi sembrerebbe un po' strano, secondo me il problema di quella teoria lì è di collegare Raikard e Villa Vulcano in questo modo qua, è che Marika... potenzialmente Maika, comunque bontà superiore, chiunque l'abbia fatto, ha bandito e nascosto le terre dell'ombra, ma non ha fatto lo stesso per il serpente, o per lo farlo di nuovo per Villa Vulcano, o roba simile, un pochino strano. È possibile che Raikard si fosse fatto comunque mangiare molto molto tardi nella timeline, ed è estremamente probabile, anzi abbastanza sicuro come cosa. Quindi forse Maika non aveva il tempo di farlo, perché tecnicamente Raikard di sicuro si è fatto mangiare dal serpente dopo che Ranne avesse portato avanti il piano del Bioco Complotto. Quindi molto avanti in Natale anche la cosa lì. Però, non lo so. È comunque strano che siamo lì così tranquilli, tra virgolette. Mamma mia, se Godwin quanto God. È carina però la teoria di Godwin alla fine. Che viene stato dall'albero, per questo non cula più d'oro e non c'è più... È cambiato l'albero, c'è adesso un'aura di morte, come quella dell'era crepuscolare. Non abbiamo mai visto lui per bene, Goldwyn, come personaggio, quindi... In qualche modo deve essere approfondito nel DLC, che sia il boss finale. Avrebbe senso, secondo me, sotto alcuni punti di vista.
Poi mi piace anche Atria, che appunto è tipo spirito di Maika, questo qua. Sono abbastanza convinto che non sia Michela. Non so voi, perché non ho visto nessuno nei commenti parlare troppo. Non so se sono io esagerato o meno, perché comunque sono forse esagerato riguardo a questo. Della croce qua in mezzo, che dico non combacia con la runa maggiore. Che è vero, perché non combacia. Dov'è l'ho messo? Qua. Che dicevo, forse devi girarle combacia con il reticolato di Radagon, che avrebbe senso sotto alcuni punti di vista, però... Forse semplicemente bisogna ignorare il fatto che qua, se vedete, non combacia bene. C'è una linea a cazzo di cane qua che non ha senso, perché appunto è una linea retta, non è una linea curva. Però forse dobbiamo fregarcene, che se ne frega. Dopotutto anche la runa di Godric tecnicamente non combacia perfettamente. Però non è la fine del mondo in ogni caso. E quindi forse non dobbiamo essere così tanto puntigliosi sopra Michela, perché tecnicamente una cosa non ho menzionato nel video è che Michela in realtà... Mio Dio, ho mentito, no? In realtà c'è una raffigurazione di Michela con una coroncina in testa, però non è quella lì, quella sembra più una tiara, e si vede in quel modo lì solo e soltanto in una statua all'interno di Elfell. Neanche tutte le statue di Elfell, soltanto in una singola statua di Elfell, quindi... Non so quanto prenderla come realtà quella e dire, ah, visto che c'è la corona, può averla anche qua. Perché la corona sembra differente, sembra tipo una coroncina di alloro semplice e basilare. Probabilmente nel periodo in cui faceva parte comunque dei fondamentalisti dell'Ordine Aureo. Mentre qua invece sembra proprio una vera e propria tiara da Marika. Perché ci assomiglia parecchio comunque. Dove cazzo è? Da qua, ecco. Come on, eccoti. È proprio tiara. E gli mancano i suoi boccoli in quel modo lì. Pinus gioca. Ci stai dicendo qualcosa? Non sto dimenticando. Mi sono segnato qualcosa? Non mi ricordo se mi sono segnato la roba. Mi sono scritto. Aspettate un secondo. Ah! Teoria che aveva menzionato anche Psicognomo mentre ne parlavo un attimo con lui, ma che mi era venuta in mente anche a me prima. Era. Molto semplice in realtà. In base alla mia teoria. Però non l'ho menzionata perché non lo so. Mi sembra è un po' stupido come cosa. Però potevo dirla. Mesmer, no? Sarà una boss fight, no? Dovrà avere una seconda fase. Quale sarà la seconda fase? Se il figlio di Placidusax si trasforma in un drago in seconda fase, sarebbe figo. Però non credo. Dovrebbe essere probabilmente un cambio di arena a quel punto. Sì, serpente e drago. Un cambio di forma fisica sarebbe figo. Però non l'ho menzionato perché appunto è un po' tirata a caso, non c'è nessuna logica. Però porca vacca, sono un incubo fare sto cazzo di video. Non perché sacco di lavoro e roba simile, no, quello mi piace. Ho passato 3 ore a renderizzare sto video di merda perché Premiere funziona di merda. Se il video è complesso, Premiere non renderizza un cazzo e crasha in 2 secondi. Cazzo. Ho finito di editare il video il giorno prima a 1 di notte. Sono andato a dormire alle 4 di mattina. Sono andato per renderizzare sto cazzo di video di merda. Porco cazzo. E poi il giorno dopo mi sono riguardato il video perché a quel punto era troppo tardi, dovevo andare a dormire. C'è un errore di editing, quindi ho dovuto renderizzare da zero. Fatto in tempo, però porca vacca. Forma ibrida, intendi tipo frutto zoo di One Piece. Maybe. Qualcuno ha contato quante volte ha detto cazzo? Diverso. Abbastanza volte. Comunque sono contento che sia piaciuto il video. Sono un sacco di commenti super positivi sotto. Molto. Molte persone positive. È un tipo di video che non posso fare spesso per ovvie ragioni. Però. Cioè, anche se questo video qua, e probabilmente la teoria non si avvererà, comunque vale la pena riguardarlo per la qualità di editing e tutto, secondo me. Ci può stare. Preferisco la clip di Fro inizio live. Va bene, ci può stare come cosa. Chi sono io per criticare? Devo ringraziare adesso. Facciamo. Adesso concludiamo live. Però adesso devo ringraziare. Ci eravamo fermati a Dark Wolf Prime per 2 mesi. Prendi legno. Marco Sala Prime per 8 mesi. Bella. Yori Prime per la prima volta. Thank you. Ancora una cosa da dire in realtà. No, un secondo. Logistic Dork Prime per 10 mesi. Six News. No.
Andreberto, Prime per 6 mesi alla piuma d'argento. Ci illudiamo stasera con Aluna Zixong. Ci illudiamo, chiaramente. Mr. Nick, Prime per 4 mesi. Shakhtar, Prime per 38 mesi. Dahlia che droppa Aluna Zixong, lo annunceranno nel 2030. Banana Oscura, Prime per 33 mesi. Ruby Fox, 41 mesi. Arrivato ora, cosa hanno annunciato? Parecchia roba. Drew, Prime per 3 mesi prima di bronzo. Gandish, Prime per 21 mesi. QWERTY, Prime per la prima volta. Benvenuto, thank you. Due cose ancora. Uno, ecco, uno, mi piacerebbe comunque fare una run di Elden Ring prima del DLC. Dove casomai possiamo anche guardare bene nel gioco, refresharci la memoria, pensare per bene un pochino il tutto e discutere un pochino anche casomai di teorie o altro in preparazione del DLC. Sarebbe carino da fare come cosa. Ma Elden Ring lo giochiamo prima, perché Elden Ring lo giochiamo domenica. Molte persone hanno chiesto cosa facciamo domenica. Esiste una mod di Elden Ring che crea all'interno di l'interregno una gigantesca mappa, la mod di Only Up, che tu devi scalare con il platforming di Elden Ring. Questo è quello che giocheremo domenica. Una mod di Elden Ring che lo rende Only Up. Vedremo quanto sarà difficile. Puoi usare gli incantesimi? Sì. Ma che servono gli incantesimi? Scalare, platforming. Torrente si può utilizzare, che sarà obbligatorio torrente. Che sia tutto torrente. Non ho visto Elden Ring, lo voglio recuperare. Sarà spoiler? Che cosa? La mod di Only Up? No, quello di sicuro no. Perché non provi la Convergence? Aspetterei che è finita come mod prima di provarla. La farei più avanti nel caso. Come un Archthrones di Dark Souls 3. Come un ce n'era una molto bella di Dark Souls 1 che non credo sia ancora uscita completamente. Le gioco volentieri quelle mod lì, ma quando sono finite. Non voglio giocare la mia versione in progress, in sviluppo e tutto. Aspetterei la versione completa. Chi vogliamo raidare? Chi vogliamo raidare? Credo ci sia Sora. C'è Sora. Facciamo raid a Sora. Sta giocando a Elden Ring. Ok. Ah, sta giocando a randomizer di Elden Ring. Ok. Se volete vedere Elden Ring, c'è Sora che gioca a Elden Ring in randomizer. Quindi, buonanotte a tutti, anche se un po' presto per andare a dormire. Adesso vado a mangiare perché non ho ancora mangiato. Dopo aver mangiato probabilmente registrerò un altro video di persona. Cioè che cerco di mettermi un pochino avanti. Altre news? Domani facciamo, se sbaglio, Final Fantasy. Perché andiamo avanti con il gioco. Non si può valutare un JRPG da 5 ore, purtroppo. Basta. Io vado a dormire fuori. Buonanotte, va bene. Buonanotte, gente. Andate a dormire, andate a dormire. Chi sono io per dirvi di no?